E bentornati su Chef in Cucina, bentornati in Trentino con le ricette curate dal nostro chef Antonio Di Giovacchino. Ciao, bentornati a voi, ciao Jennifer. Ciao Antonio. Oggi andiamo di carne. Sì, beh, finalmente. Andiamo di carne, di piatti un po' più sostanziosi. L'altro ieri abbiamo fatto ricette un po' più povere, questa è un po' più, diciamo, un po' più complessa, un po' più di sostanza. Un po' più di sostanza. Va bene. Allora, chef. Allora, abbiamo questo il tocco de Pontocel. Praticamente tocco de Pontocel. Tocco si chiama un indingolo sì. Sotto al ponte sarebbe. Sì. Allora, carni miste: il maiale, il vitello, sì. Il manzo e la pancetta del grasso di maiale. Poi abbiamo lo speck trentino, la luganica, che è una salsiccia trentina, praticamente però viene dal sud. Ok. E lo fanno loro. È una salsiccia con insaccato di maiale, molto speziata, da praticamente a queste carni, gli dà un bel po' di aroma. Di aroma. Poi okay. La cipolla, della farina, del vino bianco e del sale. Ci siamo, certo. Siamo qua. Allora, iniziamo. Praticamente andiamo a tagliare prima il nostro lardo di maiale. Sì. A dadini. Queste ti piacciono, queste ricette, chef? Queste sì. Qua ti senti a casa. La carne. Mi piace cucinare la carne. Devo dire che mi piace più... Quello che mi piace di più i secondi, proprio secondi, anche secondi, a me. A cucinare la carne. Allora, lo speck già l'abbiamo tagliato a dadini, sì. Andiamo a mettere dell'olio nella padella. Olio, mettiamo questo solo grasso di maiale praticamente. E andremo a mettere anche il nostro speck sempre presente in Trentino. Andiamo a mettere la nostra cipolla tagliata alla julienne, facciamo un po' rosolare. Adesso, mentre questo viene rosolato, noi cominciamo a tagliare a pezzi la nostra carne, il nostro vitello. Questo è vitello, giusto? Vitellino. Che è un fiocco, sì. Questo, certo? Sì. Il nostro vitellino, poi tagliamo il manzo. Pezzetto di manzo. Tagliamo praticamente dei cubetti. Per fare praticamente una cosa così, la corona del manzo va bene. E del maiale può prendere un collo. Questa è la parte che finisce del collo, praticamente un po' più l'arista che il collo, però il collo andrebbe meglio. Dopo la carne, quando è ben cotta, risulta molto molto più tenera, invece l'arista diventa un po' più legnosa. Ecco qua. Adesso aggiungiamo del sale. Un po' di farina? Sì, ci va la farina in due modi, dopo vediamo come va anche. Sì, dobbiamo infarinare leggermente i tocchetti di carne. Ok. Quindi ricordiamo, sta soffriggendo lo speck con un po' di lardo, della cipolla e dell'olio. Adesso andremo a mettere la nostra salsiccia. È proprio leggerissimo questo piatto. Sì. E andremo a mettere le nostre carni che abbiamo precedentemente infarinate. Le facciamo andare bene, belle rosolate. Una volta rosolate bene,
e andiamo a sfumare con un po' di vino bianco. Un po' di vino bianco, facciamo evaporare bene 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 che non sentiamo l'odore del vino e andiamo a mettere il nostro brodo vegetale. Okay. Mi pare che prima non l'abbiamo nominato. No. Ok, e da aggiungere il brodo vegetale per la cottura di questo. La cottura molto lenta, vero? La cottura molto lenta, quasi 2 ore. Ok, quindi non si va più a pomodoro, non ci va niente. Ok, ci siamo. Adesso possiamo procedere con la cottura per 2 ore. Perfetto. Ebbene, le nostre 2 ore sono trascorse. Allora, il nostro, diciamo, spezzatino, il nostro tocco de Ponteselle è pronto. Dobbiamo fare un passaggio un po' particolare che praticamente fa addensare tutto quel sughetto e crea una cremina con quel sughetto. Come si fa? Allora, facciamo così. Mettiamo una pentolina antiaderente. Sì. Andremo a mettere della farina, 2 cucchiai di farina. Sì. Facciamo tostare un po' sta farina. La farina tostata, sì. Ma dai! E poi, una volta che praticamente vediamo che comincia a imbrunire, sì, che prende anche un po' di sapore, si riscalda. Andremo a prendere questo sughetto qua che noi ci abbiamo e ce l'abbiamo. Vedi? Possibilmente senza far fare i grumi. Ecco qua. Se serve ancora il sughetto, ecco tutto qua. No, ci siamo? Adesso questo si va a rimettere qua. Ok. Si porta di nuovo 5 minuti di cottura. Ok. 5. Si amalgama il tutto. Giriamo bene. E praticamente fa questo intingolo. Sì. Praticamente diventa bello denso. Eh sì. E si incorpora bene con la carne. Eh sì, sì, e quando che mangi meraviglia. Un pezzettino di carne con questo indingolo. Beh, immagino il gusto. Ha rilasciato tutto il gusto di questa carne con 2 ore di cottura, non rimane nel piatto, ma bensì si attacca al pezzettino di carne e là troviamo tutto il tutto gusto, il sapore, tutto il sapore. Gusto. Ecco qua, ci siamo. Possiamo impiattare? Ci siamo. Questo è un piatto gustosissimo, è praticamente una valida alternativa al classico spezzatino. Poi sono carni miste. Sono carni miste, poi sì. Quella aggiunta, insomma, secondo me, della salsiccia luganica, lo speck, ce l'ha il gusto suo, insomma. Bellissimo e gustosissimo questo piatto, chef. I miei complimenti per questo toc de Ponteselle. De Ponteselle. Ecco qua. Grazie, semplicissimo. Antonio. È buono. È buono, grazie. Che sa di Trentino. Che sa di Trentino. Grazie per averci portato in Trentino anche oggi. E che dire, l'appuntamento con noi è a domani tutti i giorni. Vi aspettiamo su Rete 8, Chef in Cucina. Ciao. I legumi sono ricchi di lisina, un aminoacido importante nell'avere alto livello delle difese immunitarie, nell'avere la pelle e le unghie belle. Ma lì mancano altri 2 aminoacidi essenziali che stanno nei cereali. Collegamento di legumi con i cereali è un misto perfetto di dare al nostro corpo tutto quello di cui ha bisogno.